Ciao ragazzi, bentornati alla Dakar 2024. Siamo a Riyadh e oggi è finalmente la giornata di riposo. Per tanti piloti sarà una giornata in hotel, per noi della Malmotò, mani sporche e un po' di manutenzione sulle nostre moto. In questo video vi porteremo a scoprire le vibrazioni di questa tappa di riposo e soprattutto incontreremo tutti i protagonisti italiani di questa edizione. Centralina Factory per il pilota Factory cinese. Grazie. Stiamo cambiando un mucchio di pezzi qua. Non so come mai, ma sono arrivati da... Mi ha detto metti questo. Remap. Go remap. Poi cambia questo. Metti quell'altro. Vai su, vai giù e siamo a posto. Subito al sesto chilometro, ho visto dal video di Tiziano che ha fatto con lui, è rimasto in una buca. In una buca, sì, io ho visto un posto, qualcosa del genere. Sì. La buca infatti io voglio chiedere, perché non gli ho chiesto. Andiamo a vedere, dai, andiamo a vedere. È molto freddo, non è esatto? Era freschetto, però mi sono insabbiato, mi sono messo sotto la sabbia. Arrivare là a 400 non li facevo ieri. Invece ho dormito lì e poi sono andato. Siamo finalmente al giorno di riposo, meritato direi, perché è stata una settimana davvero dura. Abbiamo iniziato con la parte più compatta di terreno, roccia, come siamo abituati a nord a trovare rocce e piste distrutte. E per quanto riguarda l'analisi, diciamo, della nostra effettiva gara, direi molto bene. Abbiamo avuto solo una piccola foratura e nessun altro problema, quindi stiamo optando per una gara il più possibile regolare, senza uscire dallo standard, diciamo, della sicurezza. E poi abbiamo visto questa 48 ore crono che è stata fantastica, qualcosa di incredibile, dove è entrato veramente in gioco il vero spirito della Dakar, cioè la gestione dell'auto, la gestione dei consumi di benzina, dove abbiamo rischiato di rimanere a piedi. E poi purtroppo nella seconda parte, la seconda giornata di questa tappa marathon, mi ha avuto un problema di frizione a 100 km dalla fine, è iniziato a slittare la frizione e questo ci ha veramente fatti, ce la siamo fatta sotto, perché potevamo rimanere là, ci siamo fermati, abbiamo fatto raffreddare il motore, il cambio e tutto quanto, siamo ripartiti molto piano, con la pressione dei pneumatici bassissima, giusto per riuscire a superare le dune, e grazie a Dio ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati in fondo, quindi ora i meccanici stanno rifacendo a nuovo la macchina e siamo molto contenti. Andiamo per una seconda settimana un po' più all'attacco, quindi tutto bene. Oggi un po' di manutenzione su Donata, che è stata davvero perfetta in questa prima settimana, dura settimana. Oltre alla manutenzione, diciamo, giornaliera, quindi classico filtro olio, olio motore, filtro aria, eccetera, andrò a fare una manutenzione un pochino straordinaria, cioè cambiando catena, corona e pignone. Cambierò il perno del forcellone, che è un punto debole di questa moto, e dopo andrò a eseguire un po' di controlli più approfonditi, quindi gli attacchi del supporto motore, cambierò l'iniettore, cambierò i vari filtri benzina che ci sono in giro, quindi un pochino di attenzione in più per goderci la seconda settimana ancora in tranquillità. Troppo facile. Facendo piano non si consuma, cioè andando a un passo regolare senza strafare non tieni impegnata la frizione, metti le marce, infatti la frizione è manco brunita, quindi vuol dire che ops, ci sono stato attento. La settimana è andata, siamo alla tappa di riposo, quindi ci settiamo un obiettivo alla volta,
chiaramente il primo giorno l'obiettivo era finire il primo giorno, il secondo giorno finire il secondo, ma nella testa era comunque l'obiettivo più ampio, era arrivare alla tappa di riposo. Uno chiaramente dice voglio finire la Dakar, però è meglio pensare step by step, no? Secondo me, a livello di testa. Quindi lo scoglio più grande era finire questa 24, questa 48 ore crono, finire la prima settimana indenni fisicamente e a livello di moto, e così è stato. Quindi diciamo che la mia strategia, ovvero quella di non avere una strategia ma di andare semplicemente al risparmio, paga. Sono andato al mio passo per non prendere nessun rischio, questo è, e quindi diciamo tirando fuori i dati, effettivamente questo è il mio ritmo, quindi questo 40esimo, 46esimo che sono in classifica è quello che mi permette di andare senza prendere rischi. Poi chiaramente il sasso che tira fuori la macchina dietro la curva che non si vede, oh, quello ci sta, quindi bisogna stare sempre attenti comunque, perché anche se vai a spasso a Dakar puoi cadere, lo dimostra il fatto che comunque anche gente nelle retrovie comunque si fa male eccetera, quindi bisogna sempre avere la concentrazione, riposarsi al massimo, cercato di massimizzare infatti il riposo. Molti hanno già smontato tutto, io anche qui la mia strategia è fare le cose indispensabili, perché secondo me più cose si fanno e peggio è, nel senso che la moto ha bisogno di alcune manutenzioni obbligatorie, quelle per di più non le faccio perché si rischia solo secondo me di fare dei danni, magari per la fretta, per la disattenzione, siamo da soli, nessuno ci aiuta, quindi meglio fare quello che va fatto. La settimana prossima sarà lunga, mi dicono che torneranno i sassi insidiosi, quindi bisogna stare attenti. A me piace le dune, non so se sei visto. No, adesso il prossimo obiettivo grande è arrivare in fondo alla Dakar, quindi ci aggiorniamo il 19 quando arriviamo. È stata una settimana lunga, purtroppo insomma per me è finita la Dakar e non potrò essere un finisher, continuerò come experience, quindi continuerò la mia esperienza, però dai, è stata una bella delusione, perché poi l'anno scorso, lo sappiamo tutti, insomma è finita la seconda tappa con la rottura del femore, quest'anno mi ero veramente preparato, oltre insomma alla lunga riabilitazione che ho fatto per tornare in forma, comunque ci ho messo tanto del mio e mi sono impegnato tanto per tornare qui, e non solo per tornare ma anche essere in forma, e però è andata così, e la delusione è stata ancora più grande perché comunque la moto mi ha dato la speranza di poter continuare, perché in questi tre giorni la moto si spegneva, si riaccendeva, quindi andavo piano, però comunque facevo i chilometri, quindi ho detto dai ce la faccio, dai ce la facciamo, dai ce la facciamo. Parlavo con lei, dicevo per favore portami almeno al bivacco questo qui di Riad, così da poter rimetterci le mani, insomma, e finire questa Dakar, ma purtroppo non è stata così. È come se stai con una fune attaccato su un precipizio e vedi piano piano che questa fune si sfilaccia tutta quanta, e poi rimani con un piccolo filo della fune attaccato e poi si stacca e cadi giù. Però dai, già oggi sto un po' meglio, ho metabolizzato quello che è successo e comunque non ho colpe, non abbiamo nessuna colpe, anzi ringrazio anche il team perché si è dato veramente da fare per poter insomma farmi finire la Dakar, però la Dakar si sa è così, i francesi dicono se le Dakar, può succedere anche questo, l'importante è, ecco, adesso continuo, faccio la mia esperienza e il prossimo anno torniamo più forte dell'anno scorso e più forte di quest'anno. Ciao! Una robina con un po' di colla torta.
Dai, questa settimana è stata bella, bella impegnativa. Siamo passati dalle pietre dei primi giorni a mare di sabbia agli ultimi tre. Era una settimana che c'era più da perdere che da guadagnare in certe situazioni, quindi l'abbiamo presa un po' con calma, cercando di stare sempre lì. Però dai, gli ultimi giorni sono andati molto bene. E ora sto bene fisicamente, non ho acciacchi o anche sto bene a livello di energie, quindi niente, non vedo l'ora di iniziare la prossima, che credo sia anche più dura della prima. Bella questa calzettina. Cos'è? Una calzettina per i capelli, infatti. Settimana ha un sapore agrodolce, è iniziata bella spumeggiante con queste tappe tremende di pietre e poi è proseguita nella sabbia, nelle dune del quarto quartiere, il quarto vuoto, perché non c'è nulla. Non c'è nulla a parte sabbia, ma non sabbia di quella che dici bella da fare in moto sulle dune, no, una sabbia maledetta che ti affossa. Sembrano delle sabbie mobili, no? Il motore è sempre a manetta perché deve cercare di galleggiare e quindi nella prima parte di questi due giorni sono rimasto senza benzina a 8 km dal refueling e tutti erano senza benzina e nessuno me la dava. A parte un'anima pia, il numero 130, che adesso non credo sia della Malmotò, che mi ha dato mezzo litro tirando fuori una sacca del Camelback. Con questa sacca di camel bag ne ho persi praticamente metà cercando di metterla dentro il capo perché usciva da tutte le parti, però sono riuscito ad arrivare lo stesso al refueling. L'ho fatta la benzina, poi volevo ripartire con Zach, ma ormai era buio, lui invece sappiamo che è una persona un po' particolare ed è andato a dormire sulle dune. Il giorno dopo invece ho avuto problemi di batteria e sono rimasto in mezzo al quartiere vuoto tranne me, c'ero io il quartiere vuoto e mi sono venuto a prendere quell'elicottero e quindi dovrò ripartire nella categoria experience per fare un po' di esperienza. Manca, no? Così vediamo come va. Tanto l'importante è andare avanti, noi andiamo avanti, continuiamo, poi dove arriviamo arriviamo, non ci poniamo limiti. Ciao.